Siamo con Elisabetta Maggi, candidata al Consiglio Comunale di Bagheria, 37 anni, proveniente da Riccione. Ecco, come nasce questa candidatura al Consiglio Comunale di Bagheria? Salve, quindi mi ripresento, sono Elisabetta, ho 37 anni, sono una mamma di 5 meravigliosi bambini, vengo da Riccione, diciamo un paese molto sviluppato sotto l'aspetto turistico ed ecosostenibile. Questa candidatura nasce da un'idea, dall'idea di vedere questa città e quindi tutti i cittadini, un mondo nuovo, nel mondo dove già al nord siamo tutti catapultati e dove qua ancora stentiamo ad andare avanti. Quindi la mia candidatura nasce anche per dare la voce ai cittadini, a quei cittadini che fino ad oggi magari non sono stati ascoltati per poco tempo, per poca attenzione, ma soprattutto appunto proprio per questo. Quali sono gli argomenti su cui lei vorrà spendersi se eletta al Consiglio Comunale? Se eletta al Consiglio vorrei potermi spendere per il sociale, in quanto credo che si debba dare voce alle persone che non ce l'hanno, quindi alle donne, quindi ai bambini, quindi alle famiglie bisognose. Uno sportello che possa dare voce a chi ad oggi voce non ne ha. Parliamo anche di persone con disabilità, quindi con problemi a poter avere accesso a quelle che sono le strutture che ad oggi invece sono praticamente impraticabili. Secondo poi vorrei poter dare il mio contributo a questa città per poter portare l'ecosostenibilità. Che cosa significa? Significa una città pulita. Creare delle aree, ci sono modi senza diciamo spendere nessun euro di tasca del comune per poter accedere al credito europeo. Allora perché non poterlo fare? Perché non portare la pulizia e la sostenibilità qua in questa città che ne ha veramente bisogno? Penso che sia un punto fondamentale questo di tutto il nostro programma. Programma elettorale sul quale stiamo lavorando tantissimo. Poi, per ultimo, ma non per ultimo, vorrei potermi spendere per il turismo. Non voglio essere superba, però credo di avere un bagaglio sotto questo aspetto molto elevato, in quanto da noi, nella bellissima Riccione, stiamo sfruttando tutto quello che è possibile per rendere il turista sereno, felice, e poter sfruttare al meglio il paesaggio, poter sfruttare al meglio quelli che sono i servizi, dando servizi. Questo è il perché. In che maniera la sua esperienza, anche dal punto di vista professionale, lei ha detto prima che è un'ex imprenditrice, potrebbe aiutare nello sviluppo economico della città di Bagheria? Nell'ascolto. Credo che il lavoro che sto facendo ora di network mi porti ad ascoltare tantissimo le persone, in quanto il mio lavoro si occupa di questo, ascoltare quali sono le problematiche e cercare di risolverle assieme. Quindi penso che tante persone oggi non siano state ascoltate ed è per questo che magari c'è malcontento in città e magari i cittadini non collaborano. È diciamo un po' un cane che si morde la coda, quindi magari dando un poco più spazio a quelle che sono le esigenze dei cittadini si potrebbe arrivare ad un bel traguardo. Io ho un'idea, ho un obiettivo, quello di gemellare Riccione con Aspra, perché voglio portare quella che è la nostra tradizione, dico nostra perché già mi sento parte di questa città, là in Romagna, e voglio portare la loro cultura qua, loro cultura perché sanno veramente organizzare una città e saprebbero portare il turismo. E allora perché no? Collaboriamo assieme, si può fare, facciamolo assieme. Lei è candidata con la lista Avanti Tutta, sindaco Filippo Tripoli, per quale motivo? Beh, innanzitutto vorrei complimentarmi con Filippo perché è una persona degna e andrebbe a ricoprire il ruolo in modo profondamente sereno. Penso che abbia le capacità di poterlo fare. Non posso parlare degli altri candidati, non li conosco, quindi mi sembra inutile
poter parlare degli altri, posso parlare di lui, mi trovo bene con lui, mi trovo bene con il mio gruppo di candidati, perché abbiamo tutti assieme un unico obiettivo, è quello del rendere una città più bella. Bagheria deve essere un confettino, una bomboniera, quindi siamo tutti portati a che questo venga fatto. Come? Non è importante chi poi alla fine verrà eletto, anche se chiaramente tutti siamo in corsa per questo, ma sarà importante lavorare dopo le elezioni assieme, perché tutto quello che noi abbiamo scritto nel nostro programma venga svolto. Che quindi non rimangano soltanto delle semplici parole su un foglio. Molto bello sarebbe, ad esempio, portare l'elettrico, portare mezzi elettrici in questa città, perché no? Perché non portare l'innovazione? Manca proprio questo. Siamo una città che è rimasta 50 anni fa ancora. Un'ultima domanda, per quale motivo il 28 aprile i bagheresi dovrebbero votarla? Il 28 aprile dovrebbero votare Elisabetta Maggi, consigliere comunale, semplicemente perché non sono una ricercatrice di poltrona, non mi serve avere questo per il, come lavoro, quindi non mi interessa, vivo lo stesso. Quello che mi interessa è realmente portare il meglio, l'innovazione, l'ecosostenibilità, turismo in questa città. Quindi per poter passeggiare in mezzo a questi cittadini e sentirmi dire lei è l'Elisabetta, quella che effettivamente ha fatto quello che aveva promesso.